Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una formica che si è decisamente innamorata della scatola che contiene i tre prodotti di Western Digital che adesso andiamo a spacchettare. Il box, come vedete, l'abbiamo ripulito dagli indirizzi, così appunto da rendere un minimo di servizio anche al concetto di privacy. E come potete ammirare, poi è insomma cartone buono, valido. All'interno ci sono appunto i prodotti. Adesso andiamo a mostrarvi, come vedete poi l'imballaggio ci è stato spedito direttamente da Western Digital, notate appunto la cura per esempio nell'inserire anche gli inserti in polistirolo per riparare dagli urti. All'interno trovate uno Scorpio Black da 750 giga, uno Scorpio Blu da 750 giga e un disco che, se non ricordo male, è un 3 terabyte dedicato al mondo audio video, quindi praticamente è un disco studiato per funzionare grosso modo 24 ore su 24 e producendo il minor rumore possibile. Come vedete è sigillato, adesso procediamo all'unboxing singolo, uno per uno, così appunto da capire un attimino meglio di cosa stiamo parlando. Eccoci qui, procediamo all'apertura di questa unità realizzata appunto da Western Digital e dedicata specificatamente al settore audio video, come si diceva poco fa. Andiamo ora di sbucciarla senza farla cadere, che bene sicuramente non fa. Come vedete viene pubblicizzato il fatto che è dotata di tecnologia Green Power, in alto trovate appunto il modello, trovate appunto la scritta Western Digital 30 EURS con la specifica della destinazione audio-video, come potete vedere. In sostanza AV potete appunto associarlo facilmente al concetto di audio video, in quanto in pratica è un hard disk creato per tutti quei sistemi, per esempio di videosorveglianza, dove appunto necessita un hard disk capiente perché avete tante telecamere oppure avete buona qualità di registrazione delle camere stesse. E soprattutto in quei sistemi, per esempio, dedicati al mondo dell'entertainment domestico, quali potrebbero essere, non so, per esempio i PVR, che sono in pratica i registratori, in sostanza i videoregistratori, dove può far comodo, per esempio, avere un'unità così capiente per poter registrare, insomma, ore e ore e ore di programmi televisivi, se proprio possono effettivamente interessare. Detto questo, semplifichiamo la visione un attimo del prodotto. Troviamo nella parte inferiore il PCB, come potete vedere ha un colore verde, come ormai tipico dei Western Digital, e avete la connessione SATA tradizionale, niente di particolare. Insomma, per il resto del disco, insomma, non mi sembra ci sia nulla da evidenziare, se non appunto la connessione SATA e la minima estensione del circuito stampato. Francamente, essendo appunto un disco, direi che l'unboxing può terminare così. Vi realizzeremo poi anche una galleria fotografica e andremo poi a pubblicare anche una recensione finale. Ora è veramente tutto, io vi saluto, ci vediamo online e mi raccomando seguiteci attraverso il sito web formobiles.info e già che ci siete date anche un'occhiata poi a tutte le info che andiamo a pubblicare in calce al video, così troverete in pratica tutti i nostri canali sui social network, dove appunto se vi iscrivete ricevete gli aggiornamenti praticamente in tempo reale. Ora è veramente tutto, ci vediamo online, a presto, un saluto da Giuseppe Ragozzino.